Ciao bellezze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi tutti gli acquisti che ho fatto nelle ultime settimane, tutte le novità a cui non ho potuto resistere. Non potevo fare assolutamente a meno di queste cose, alcune mi hanno proprio tentata e non sono riuscita a resistere. Oggi, tra l'altro, mercoledì 15 marzo, è uscito il nuovo orologio di Daniel Wellington. In realtà voi vedrete questo video venerdì, però lo sto registrando oggi che è mercoledì, e oggi è uscito il nuovo orologio Daniel Wellington in acciaio. Questo è il Classic Petite, è il primo orologio di Daniel Wellington con il cinturino in acciaio e non più in pelle. È veramente super raffinato, molto molto elegante, poi vi faccio una ripresa più da vicino per farvelo vedere meglio. Se non ricordo male, ci sono altri colori di questo orologio, infatti sto un attimo cercando sul telefono, sul loro sito, perché non sono sicura. Sì, ci sono altri colori. Allora, il prezzo è di 159 euro, lo leggo giusto adesso. C'è la tonalità tutto in acciaio, come l'ho scelto io, che secondo me è il colore più bello. È un classico che si porta sempre, si abbina sempre con la maglia milanese, e poi c'è la chiusura che scura, quindi potete regolarlo in base alla misura del vostro polso. Io l'ho scelto con il quadrante bianco, però volendo c'è anche l'alternativa scura oppure l'alternativa con il cinturino rose gold. Io ho deciso, sono ricaduta insomma su questa tipologia perché effettivamente tutti gli altri orologi che ho di Daniel Wellington hanno tutti la ghiera rose gold, e quindi ho voluto cambiare, ho voluto variare e ho scelto questo. È veramente bellissimo indossato, molto molto raffinato, molto elegante. Poi su un polso piccolino come il mio sta bene un orologio con il quadrante un po' più piccolo, perché questo, a differenza degli altri Daniel Wellington che ho, ha il quadrante leggermente più piccino. Se volete acquistare questo orologio o un qualsiasi altro modello di Daniel Wellington, vi lascio lo sconto del 15% che vale fino al 30 aprile ed è già da fra 15, comunque lo trovate scritto anche qua sotto nell'info box. A me piace tantissimo e sono stata molto contenta di riceverlo in anteprima, è già da una settimana che ce l'ho, però non ho potuto mostrarvelo prima, è veramente molto molto bello. Però ora passiamo agli acquisti che ho fatto io per i negozi in queste ultime settimane. La chicca di questo haul la lascio per ultima, ve la mostro alla fine, perché tra tutte le cose che ho acquistato è stato il mio acquisto preferito, quindi lo voglio tenere per ultimo. Parto da Zara. Da Zara ho preso come prima cosa questo body, che tra l'altro mi piace molto, indossato è molto leggero, quindi si può utilizzare tranquillamente sia in primavera ma anche in estate. Tutto nero, e mi è piaciuto molto indossato perché ha questa scollatura sul décolleté a V e poi ha tutti questi volant stile body da ballerina, da danza classica, non so, mi ricorda insomma i tutù delle ballerine. Io sono sempre alla ricerca di magliettine body con la scollatura sulla schiena perché mi piacciono molto indossati. Questo l'ho pagato 17,95, è molto molto leggero, indossato quasi non si sente perché sembra quasi una canottiera, veramente molto molto leggero. Non ha le cuciture, ci sono però i bottoncini per aprirla, quindi è veramente molto comoda, comoda anche dal punto di vista sì, della comodità quando si deve andare in bagno. E mi ha colpito molto proprio per la scollatura e anche tutti questi volant che adesso stanno andando veramente molto. Poi ho preso questo chiodo in similpelle nero. Questo l'ho pagato 25,99€, 26€, ho preso la taglia S e mi piace molto indossato anche perché resta morbido. Non è quel classico giubbino in pelle, è un po' rigido che dà fastidio insomma anche nei movimenti, a volte risultano un po' scomodi i giubbini in pelle perché alcuni sono veramente molto molto rigidi. Questo invece è super super morbido, ha i dettagli argentati e poi mi è piaciuto molto perché sul finale ha questi... a queste balzette, sì, non so come si possano chiamare, che vengono riproposte anche sulla manica, e dietro è semplicissimo, fatto in questo modo, mi piace molto indossato, e poi per il prezzo, secondo me il prezzo è veramente molto molto buono. Devo dire che tutti questi dettagli che vengono proposti anche, non so se si vedono qua, sulle spalle, mi piacciono molto, e poi ci sono le tasche ai lati. Poi ho preso questa blusa, questa magliettina in pizzo, la trovo veramente molto molto raffinata, molto elegante. Io l'ho scelta in questo colore rosa antico, però volendo c'è anche bianca, blu scuro e nera. E un'altra cosa che mi piace molto di questa blusa è la parte dietro, perché c'è la cerniera lungo tutta la schiena. Questa costava poco, l'ho pagata 17,95, ho preso la taglia S, è molto bella anche nera, bianca invece l'ho trovata un po' da... Boh, bianca indossata non mi piaceva, l'ho provata ma non mi piaceva, nera non l'ho presa perché di cose nere ne ho veramente tantissime, e quindi alla fine ho scelto questa rosa antico. Sta, secondo me sta molto bene con l'abbronzatura questa magliettina. Questa
volendo si può indossare o con un reggiseno nude oppure anche con un reggiseno nero, senza no perché è un po' trasparente, quindi direi di no. Poi un'altra cosa che ho preso è stata questa, è stato questo top, questo crop top in ecopelle, in similpelle, davanti è abbastanza semplice, fatto tipo a canottiera, resta corto, proprio effetto crop top, però non troppo corto, ma in particolare ragazze dietro, guardate che bello, c'è questo intreccio con questi fiocchi, con questi nastri. Quest'anno vanno tantissimo queste cose, super fiocchi, mega lacci di qua e di là, e veramente indossato è bellissimo, sulla schiena c'è un effetto, fa un effetto fantastico. Questo l'ho preso in taglia S e l'ho pagato 19,95, secondo me merita assolutamente. Mi è piaciuto subito appena l'ho visto, poi quando l'ho provato mi è piaciuto ancora di più, specialmente proprio per il dettaglio, insomma il particolare sulla schiena. Adoro, adoro, adoro. E l'ultima cosa che ho preso da Zara è stata questa giacca rosa cipria che mi piace molto, mi ha colpito subito appena l'ho vista. Di questo ho preso la taglia S, non c'è più l'etichetta, però se non ricordo male l'ho pagata 39,95, insomma sotto i 40 euro. È molto bella, indossata anche questa, a differenza del chiodo, qua le maniche sono a tre quarti e anche la lunghezza forse leggermente più corta. Mi piace molto il dettaglio sia sulla parte finale che sulle maniche, queste balze, sì, non so come chiamarle, che vengono veramente riproposte in tantissime cose, da Zara è pieno di queste, di questi volanti, di queste balze, di queste maniche super ampie. I dettagli sono, insomma, la cerniera argentata, dietro è semplice, fatta in questo modo. Mi piace molto indossata e ho trovato una giacca veramente molto elegante. E da Zara ho terminato. Poi vi mostro veloce le cosine, tre cosine che ho preso da Maison du Monde. Ho preso questa tovaglietta con i fenicotteri, ne ho preso soltanto una per me, perché in realtà ne ho diverse qua a casa, quindi ne ho preso soltanto una. Questa costava 1,39 euro, la trovo veramente deliziosa, molto carina. Poi ho preso un piattino che voglio mettere sulla cassettiera come svuota tasche, porta gioiellini, e ho scelto questo quadrato con disegnato il cactus in base color rosa cipria, molto molto chiaro, quasi tendente al color sabbia beige, e poi c'è appunto disegnato un cactus e questi triangolini dorati. Non so se riuscite a vedere qualcosa, magari vi faccio una ripresa più da vicino. Questo l'ho pagato 3,99 euro, c'era anche fatto così ma con un altro disegno, però ho preferito questo con il cactus. E l'ultima cosa che ho preso da Maison du Monde è stato questo delizioso cactus, è veramente carinissimo, con la base verde acqua e poi i dettagli dorati. In realtà questo non è un semplice soprammobile, ma dietro, come potete vedere, ci sono queste clip per mettere i post-it, i bigliettini, quindi mi sa che la terrò qua, andrò a posizionare sulla scrivania, non so, voi che dite? È veramente deliziosa, molto carina. Questa l'ho pagata, non c'è più il prezzo, però mi sembra 6 euro, 5,99 euro, e appena l'ho vista ho detto deve essere assolutamente mia, troppo bella. Poi sono stata da Calzedonia e ho fatto scorta di calze, come avete potuto vedere. Ve li faccio vedere molto velocemente perché sono parecchi. Il primo modello che ho scelto è questo rosa fucsia con i fiocchetti sulle caviglie. Questi fiocchetti però dovete fare attenzione perché sono semplicemente incollati, infatti io vado a dargli, cioè non io, mia mamma, gli faccio dare insomma due punti con il filo, perché sennò tempo 2 secondi e si staccano, li perdete per strada. Comunque nonostante questo sono lo stesso molto graziose e ci sono anche in altre colorazioni. Poi ho preso questo modello che ho già utilizzato, ecco perché non è più confezionato. Sono tornate di moda le calze a rete, calze gambaletti, calzine o comunque calza maglia a rete stanno tornando di moda tantissimo, e ho preso questa variante con insomma la rete un pochettino più piccolina così, e poi ho preso la stessa versione però con la rete più grande. Poi ho preso questi due modelli che mi piacciono molto, sono uguali, cambia il colore. Di questo modello, se non ricordo male, ci sono altre due colorazioni oltre a queste, però a differenza di questi che vi ho fatto vedere prima, qua il fiocchetto non so se vedete ma è leggermente più piccolino. Ho scelto questi lilla con i glitter e questi verde acqua sempre con i glitter. Poi ho preso altre calze a rete con il fiocchetto, ve lo faccio vedere così, vedete? La calzina a rete con il fiocchetto dietro, anche queste sono molto molto belle.
E poi ho preso queste grigie con i glitter semplici, queste forse sono un pochettino più alte, così. E poi ho preso altre due paia di calze sempre grigie, queste hanno gli Swarovski incollati sulla parte alta, insomma sulla caviglia piccolini, mentre invece questi hanno le borchette. Non so se si vede qualcosa, vediamo così, magari vedete meglio, ecco, borchette e Swarovski. E tutti questi calzini li ho presi perché? Perché finalmente mi sono decisa dopo tanto tempo che le volevo e ho acquistato le Superstar e infatti, come potete vedere dalla suola, le ho già utilizzate parecchio. Queste scarpe mi sono sempre piaciute, ma non so come mai non mi ero ancora decisa ad acquistarle. Sono veramente comodissime, le ho scelte, insomma, classiche, bianche con le strisce nere. E non posso più farne a meno da quando ce le ho, le sto indossando praticamente tutti i giorni e secondo me stanno veramente molto bene con questi calzini di Calzedonia, cioè guardate che carineria. E poi la chicca, la cosa insomma che vi dicevo prima, che tra tutte le cose che ho acquistato sicuramente è stato il mio acquisto preferito, sono state loro, un altro paio di scarpe, le Puma. In realtà sono uscite da poco anche quelle colorate, scamosciate, che a me sinceramente devo dire piacciono, perché mi piacciono molto, però c'è un colore in particolare che mi piace, che è l'azzurrino lilla, però non l'ho trovato, non ho ancora trovato da nessuna parte, mentre invece la versione rosa e la versione verde le ho già viste in giro, però li trovo dei colori troppo forti forse, anche perché comunque la scarpa scamosciata in estate non è che si utilizza tanto. Il rosa lo trovo un colore forse molto molto forte e idem il verde, che forse tra tutti i colori è quello che mi piace meno. Io quindi ho deciso insomma di prendere le bianche, un classico che posso tranquillamente abbinare con tutto. Sono lucide, hanno questo mega fiocco, questi mega nastri. Io adesso ho messo questo nastro in raso, no, come si chiama questo nastro? Oh, insomma, non quello in tessuto, diciamo, che comunque è molto bello anche quello, però tra i due preferisco sicuramente questo. Anche queste, ragazze, sono ultra comode, sono morbidissime e mi piacciono molto indossate con i jeans ultra skinny, anche qua magari stanno bene. Non le calzine col fiocco, sennò diventano troppi fiocchi, però con le calzine magari queste grigie o quegli Swarovski, secondo me stanno veramente molto molto bene. Sono molto contenta di questo acquisto, cioè veramente non potevo farne a meno, non posso più farne a meno. Anche perché sono difficili da trovare, perché stanno veramente andando a ruba. Infatti in tantissime su Instagram mi avete chiesto dove le aveste acquistate, perché non si trovano effettivamente da nessuna parte, è molto difficile trovarle, specialmente i numeri, insomma quelli che vanno di più, il 37-38. Però ragazzi, se vi capita, se vi piace come modello, dovete assolutamente averlo, perché veramente sono comodissime. Poi dai, sono troppo graziose con questi mega fiocchi. Anche queste, da quando le ho acquistate, le sto praticamente utilizzando molto molto spesso, perché sono di una comodità assoluta. E poi, cioè, parliamone, quanto sono belle. Mi piace tantissimo il fiocco, insomma la stringa molto molto larga. E per ora le ho utilizzate soltanto con questa versione di nastro, però sicuramente alternerò anche l'altro nastro, l'altra stringa. E niente, vi ho mostrato tutte le cose che ho acquistato in quest'ultimi 10 giorni, quindi sono tutte cose che potete trovare tranquillamente nei negozi in questo periodo, perché veramente sono acquisti super super recenti. Spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, vi mando un mega bacione, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!